Una nostra telespettatrice mi ha scritto una email, si chiama Maria Teresa, e mi ha precisato: io voglio festeggio due volte, il giorno del nome della Madonna, quindi Santa Maria, e poi dice il giorno di Madre Teresa di Calcutta. Ed è bello quello che dice. Mi ha chiesto: ma qual è l'ostacolo più grande alla santità, al cammino di santità? E mi ha chiesto di risponderle, e io la rispondo oggi dicendo che l'ostacolo più grande al cammino di santità non è di per sé il peccato, perché proprio partendo dal peccato, riconoscendo il peccato, riconoscendo le mie fragilità, le mie indegnità, i miei tradimenti e le mie infedeltà a Cristo, io posso convertirmi. Ciò che ostacola il cammino di santità è l'orgoglio, il non ammettere di aver bisogno di Gesù, l'essere convinti di poter essere autosufficienti, l'essere convinti di non sbagliare mai, di essere perfetti, l'essere convinti di non aver bisogno del medico. Chi è il peggior paziente? È proprio colui che non ammette la propria malattia e che non ammette che ha bisogno di aiuto, che ha bisogno del medico. Allora, questo ostacolo che è l'orgoglio si abbatte con l'umiltà. Per diventare santi bisogna essere umili, cioè riconoscersi per quello che si è. Come disse Jean Vanier, come ha scritto Jean Vanier, camminare su quello che siamo e non su quello che vorremmo essere. E oggi, proprio alla vigilia della solennità di tutti i santi che celebreremo domani, vorrei chiudere con una riflessione di uno scrittore francese morto negli anni 50, Maxence Van der Mersch, il quale ha avuto una vita molto dissoluta, è una vita che poi, come dire, l'ha portato a toccare il fondo, ma che ha fatto poi un cammino di conversione unico e possiamo dire un cammino di santità, pur non essendo iscritto nell'albo dei santi. Vedete che cosa dice questo uomo che ha fatto le esperienze più tremende di questo mondo e poi è arrivato alla accettazione di se stesso. Ogni uomo può essere santo nel momento stesso in cui lo desidera, benché esteriormente agli occhi del mondo non sia altro che un essere vizioso o sporco. Dopo che per tutta la vita i demoni che aveva nel cuore si sono contesi il suo essere, e quindi è chiaro che qui si riferisce alla sua esperienza, ed egli si è avventato con tutta la violenza delle sue voglie sugli innumerevoli miraggi dell'orgoglio e degli istinti, sui fantasmi ingannevoli e menzogneri delle passioni umane, arriva il momento in cui si sente finito e logorato, annientato, svuotato. Questo rottame, continua Maxence Van der Mersch, questo rottame di uomo è quel ladro, quell'ubriacone, quello squilibrato, quel depravato, tutta gente irrimediabilmente preda del vizio. Salvo un miracolo della grazia, nessuno vuol più saperne di questo rottame di uomo. Non c'è che Dio per accogliere questi relitti. C'è ancora Dio, Lui solo, poiché nessuno sarà mai troppo in basso per Dio. E conclude. Questo straccio, questo rifiuto di uomo, questo scarto che non vuol più saperne di se stesso e di cui voi uomini non sapete più che farvene, datelo a me, dice l'Eterno. Non deve far altro che riconoscere umilmente la sua miseria, prenderla su di sé e lottare. E questa vita che tutti giudicano vergogna e ignominia, io la consumerò come incenso. Che bella notizia di santità. Ci vediamo domani. Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao.